Terza e ultima giornata di Telefilm Festival. Ma chi ci salverà quando saremo in astinenza da serie TV e domattina ci sveglieremo per andare al lavoro? Ma i nostri eroi, ovviamente, i malfattori di Misfits. Se vi piacciono i cattivi ragazzi, allora provate con quelli con i canini affilati. I vampiri di Vampire Diaries, Trinity e Split vi aspettano per una maratona tutta dedicata a chi si tiene lontano dalla luce del sole. Siete veri Telefilm Addicted? Allora c'è ancora tempo per venire qui a Milano, Cinema Apollo. Visto il programma di oggi, domenica 9 maggio, avrete almeno una decina di buoni motivi per muovervi. La giornata della sala Elettra inizia con gli adolescenti supereroi di Misfits, serie britanniche erede di Skins, sul grande schermo alle 10. Un'ora più tardi spazio invece ai folli personaggi della grottesca dark comedy Psychoville. A mezzogiorno preparatevi per fare il pieno di web series, telefilm di qualità prodotti per la rete in un cortocircuito tra piccolo schermo ed internet. Ecco allora che in sala Gea sarà la volta di All for Naught, Getting Away with Murder, Cutting Ties, Chad Vader e Foreign Body. Affilate i canini. In sala Daphne inizia alle 13 un pomeriggio ad alto contenuto di vampiri. Prima spazio alla Convention Beyond the Sea con l'incontro dei fan di X-Files. E alle 14 due episodi della serie in cui Mulder e Scully dovranno fare i conti proprio con i vampiri. Con la fan convention del forum italiano di Vampire Diaries e l'elezione del fan club del cuore 2010, siamo davvero pronti per chiederci: e tu, di che vamp sei? Alle 17, sempre in sala Daphne, si parlerà infatti del boom di vampiri tra piccolo e grande schermo, prima di lasciare spazio al pilot di Vampire Diaries, quello di Trinity, Split, Forever Night e Smallville. Si parte alla grande in sala Fedra, dove per 3 ore, dalle 10 alle 13, saremo sulla scena del crimine più famosa della TV, con un imperdibile crossover tra le 3 serie di CSI. Alle 13 spazio a This Life e un'ora più tardi a Telecollege, Tutto può accadere, con la partecipazione straordinaria di Francesco Mandelli, alias il non giovane, e Fabrizio Biggio. Alle 16 sul grande schermo della sala Fedra arriva Jack Black, guest star di un episodio di Community, seguito da Parenthood. Chi ha ucciso Laura Palmer? Sono 20 anni esatti che generazioni di teledipendenti se lo chiedono. In questo speciale anniversario il Telefilm Festival rende omaggio alla serie con un'introduzione a Twin Peaks a cura di Stefania Carini, giornalista e docente universitaria. Seguirà la visione del primo episodio del telefilm e dell'uomo da 6 milioni di dollari. Chiude la giornata della sala Fedra l'attesa serie The Pacific, prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks. In sala Gea si inizia alle 10 con Life Unexpected e dalle 11 il Telefilm Festival si trasferisce a Beverly Hills, con i primi 2 episodi della seconda stagione di 90210 e poi con Melrose Place, nuova serie ambientata nel condominio più chiacchierato degli anni 90. Alle 16 spazio a Gossip Girl, seguito da White Collar e da un episodio inedito di Stargate Universe. La sala Urania invece saluta questa edizione del Telefilm Festival con una giornata dal sapore retro. Sul grande schermo, dalle 10 alle 13, alcune tra le serie che hanno fatto la storia della televisione, dai Chips alle Charlie's Angels, passando per Magnum P.I. e Starsky & Hutch.